È la terza azione di sciopero, contratto collettivo nazionale scaduto il 31 dicembre 2023, l'atteggiamento delle parti datoriali sul tavolo nazionale non può essere accettato. Gli autoferrotranvieri all'interno del mondo dei trasporti sono la categoria con le retribuzioni più basse. Abbiamo chiesto un adeguamento al costo della vita e ricordiamo che è una categoria che viene stressata quotidianamente dalle aggressioni. Fa specie che in una terra come la nostra affamata di lavoro noi registriamo le dimissioni degli autoferrotranvieri dalle loro aziende. Quindi retribuzioni basse, qualità della vita professionale realmente scadente e la politica non può emulare le aggressioni fisiche con le aggressioni Politico-sociali. Bisogna dare risorse economiche perché questo è un pezzo importante per la mobilità del Paese e ovviamente della nostra terra, visto che in Sicilia ancora il 90% dell'utenza sta, come dire, in giro per la Sicilia attraverso i mezzi del trasporto pubblico locale gommato. Le percentuali di adesione allo sciopero che abbiamo registrato si attestano al 90%, il che significa che si stanno rispettando le modalità previste dalla programmazione, cioè il 30% dei servizi minimi. Ci scusiamo assolutamente con l'utenza, però anche scusarsi con l'utenza, il servizio viene fatto e dovrebbe essere fatto con qualità proprio per i cittadini e quindi è chiaro che i cittadini, immaginiamo che siano accanto a noi rispetto a questa protesta, affinché le risorse siano adeguate eh, per un servizio eccellente che consente ai cittadini di avere autobus di qualità, autobus in orario e quindi mezzi di trasporto che consentano ai siciliani di muoversi con grande agevolezza. Quale sarà il vostro prossimo passo qualora resterà inascoltato il vostro appello? Ma la terza azione di sciopero è davanti al Ministero, la manifestazione è davanti al Ministero delle Infrastrutture, eh, è un'opera di sensibilizzazione. Che facciamo al, al governo, siamo lontani dalle risorse economiche necessarie. La disponibilità non tocca neanche 300 milioni, le esigenze di arrivare a 800. Quindi è chiaro che se non avremo le risposte, proseguiremo fino al raggiungimento degli obiettivi che sono quelli di migliorare le retribuzioni e la qualità della vita professionale degli autoferrodrambi.